Questa puntata, Salone di Parigi, l'esposizione nella Villa Lumière si illumina di elettrico e guida autonoma, guardando decisamente al futuro. Nella città magica ci siamo dati alla prestidigitazione, ma con un minimo comune denominatore, la passione per l'automobile in tutte le sue declinazioni. Ecco la prima parte del nostro reportage. In questa edizione del Salone di Parigi abbiamo deciso di gettare la maschera e svelarvi il futuro prossimo dell'auto. Pronti? Si parte! E voilà, nella città natale di Udine anche la Ferrari fa una magia, toglie il tetto alla Ferrari, di fatto costruendo la Spider più veloce di sempre marchiata con il cavallino rampante. Però Udini era specialista nello scappare, uscire, l'escapologia, io invece da qua non scenderei mai. Come ti capisco, però ci tocca fare un giro al Salone di Parigi per vedere tutte le novità che ci propone. Non si parla di elettrico, di guida autonoma, ma di emozioni sullo stand Alfa Romeo. La Giulia in versione veloce, due nomi che fanno venire i brividi agli appassionati, 210 cavalli, motore turbo, trazione integrale e un allestimento che l'avvicina molto alla quadrifoglio, insomma una macchina da far battere il cuore. FCA porta a Parigi l'eccellenza italiana, con una gamma consolidata e completamente rinnovata. No, non vi vogliamo confondere, non siamo al Salone di Genova, siamo al Salone dell'Auto di Parigi, ma questo è un riva per ricordare una delle eccellenze italiane che si è legata proprio di recente a Fiat. Allora, che effetto fa portare l'eccellenza italiana proprio nella capitale francese? 500 Riva e oggi qui sullo stand di Parigi finalmente insieme alla barca che l'ha ispirata, che è quella su cui ci siamo accomodati, un'acquariva super, la vettura e la barca accomunate da uno splendido colore blu sera che Fiat ha ripescato dagli archivi storici di Riva e che oggi accomuna la barca e la vettura. 500 Riva vuole dare la stessa sensazione di grande qualità e di cura dei dettagli tipici della nautica di lusso anche ai clienti sulla terraferma, quelli che guidano la vettura tutti i giorni nel traffico, una vettura che si caratterizza per alcuni elementi stilistici pressoché unici, tra tutti il dashboard in legno, in mogano, con interzi in acero, è un pezzo unico fatto a mano da un artigiano insieme al pomello del cambio in legno, il batti tacchi in legno, uno splendido volante in legno e poi una pelle bianca poltrona Frau che impreziosisce la vettura. A Parigi lanciamo anche una versione limitata di 50 vetture Tender to Paris in omaggio a questa splendida città a cui 500 è molto legata. 500 con delle serie speciali, anche la S dedicata un po' più ai maschietti, ma mai come oggi la gamma Fiat è completa, oserei dire, con l'arrivo di tutte le versioni della Tipo. Quali sono i risultati che vi aspettate? Ma Tipo ha già portato dei gran bei risultati, solo con la 4 porte e la 5 porte Tipo è in Italia già leader del segmento delle medio compatte, che non è certo un segmento facile
in cui competere. Ma non è tutto qui, oggi presentiamo anche la station wagon, la ricetta è sempre la stessa, quindi il miglior prezzo di listino è una vettura tipo equipaggiata con tutto ciò che serve al cliente pragmatico nell'utilizzo giornaliero della vettura e niente di quello che non serve, non vuole e non è disposto a pagare. È una gamma semplice, come sempre nella gamma funzionale di Fiat, quindi tre carrozzerie, la 4 porte, la 5 porte e la station wagon, tre cambi, il manuale, l'automatico e il DCT, tre motorizzazioni, l'85, il 95 e il 120 cavalli e tre versioni, la Pop, la Easy e la Lounge, con un solo price step tra tutte per rendere il processo di vendita veramente il più semplice possibile. La station wagon aggiunge a tutto questo tanto spazio e tanta flessibilità, 550 litri di portabagagli per le famiglie e soprattutto per le famiglie che si stanno ingrandendo. Jeep celebra i suoi 75 anni di storia con il vento in poppa, tanto per rimanere in tema. Jeep da sempre un'icona dell'off-road e anche oggi un'icona del tempo libero, del SUV e di tutto quello che vuol dire libertà in automobile. Nel 75esimo anno di vita si presenta a Parigi con tante novità. Di che cosa si tratta? Beh sì, appunto è un anno molto importante per noi perché oltre ad essere l'anno del 75esimo anniversario siamo anche al 34esimo mese consecutivo di record di vendite, quindi appunto è un momento molto importante che denota la nostra crescita sia come brand che anche come pubblico, come audience e quindi anche come vendite. Chiaramente fautori del successo di queste vendite sono principalmente i nostri prodotti. Qui abbiamo esposto completamente la gamma nella sua interezza, ovviamente con un accento su quelle che sono le novità per la fine di quest'anno e per l'anno prossimo. Uno dei fiori all'occhiello è appunto il Grand Cherokee, che è il nostro flagship, quindi il modello sicuramente più rappresentativo, più ricco di tecnologia e anche di, come dire, di elementi tecnici, perché no, che in questo caso sì, la rappresentiamo nella sua veste con rinnovata con il modello 17 che prevede delle novità sia estetiche che di interni che appunto di equipaggiamenti. Mentre per il nostro mercato, dove Renegade ha avuto un successo clamoroso, c'è una novità importantissima, il nuovo cambio DCT. Certo, perché alla fine comunque non guardiamo solo all'aspetto off-road, solo all'aspetto dell'avventura, ma guardiamo diciamo alle esigenze di tutti quanti i clienti. Per questo la Renegade adesso è disponibile anche con il motore 1.6 multijet da 120 cavalli diesel con cambio a doppia frizione, quindi finalmente diciamo anche una vettura che permette di essere sfruttata a 360 gradi sia da clienti privati, perché no, clienti business, flotte, sia nell'uso urbano che nell'uso diciamo extraurbano. In attesa della Jeep Compass appena lanciata in Brasile, che arriverà da noi a fine di 2017 e che si andrà a posizionare tra Renegade e Cherokee, dallo stand Jeep di Parigi è tutto. Suzuki è sempre più a misura europea. Suzuki sta vivendo un momento magico, se non altro per i nuovi modelli in arrivo, soprattutto per il mercato italiano. Qui si presenta un'importantissima novità. Ignis è la pioniera o il pioniere di un segmento che nasce con lei, è il segmento dei SUV ultra compatti. Dico ultra compatti perché le dimensioni sono analoghe, molto vicine a quelle di una Panda, ma lo spazio interno è di tutt'altro tenore. Addirittura i sedili posteriori che scorrono permettono di decidere se dare più spazio ai passeggeri o al bagagliaio, con questo dando una flessibilità sconosciuta alle nostre concorrenti. Ancora tanta tecnologia sotto il cofano motore e tanta tecnologia per la sicurezza. Le vetture saranno distribuite in rete entro il mese di dicembre e poi nel mese di gennaio abbiamo programmato il lancio in simultanea in tutta Italia con un weekend di porte aperte. Un punto sulla situazione di Suzuki in Italia a oggi e in prospettiva 2016. Suzuki vive un momento particolarmente positivo, non si tratta di un momento, per la verità è già da 3 anni che abbiamo ripreso un piano industriale aggressivo di lanci continui con cadenza di un modello nuovo all'anno almeno e che continuerà così anche nei prossimi 4-5 anni almeno. Bene, questa strategia sta dando risultati, siamo in crescita di circa il 20%, quindi in crescita superiore rispetto a quella del mercato, con questo guadagnando qualche quota di mercato.
Kia rinnova una delle sue best seller. Kia sta vivendo un momento magico, fatto di novità di prodotto molto importanti, design, tecnologia. Dopo Niro arriva anche Rio. Cosa presentate a Parigi? Beh, l'anteprima mondiale della Rio, che è uno dei nostri best seller, la nostra vettura di segmento B, qui alla sua quarta generazione, totalmente rivista sia per quanto riguarda il design esterno che interno. È leggermente più lunga, un passo allungato di un centimetro per garantire maggiore abitabilità. Grande cura è stata posta nel design, soprattutto della parte frontale, che oggi è un pochettino più family feeling rispetto a quello che è il Tiger Nose, che è un po' l'elemento che contraddistingue tutti i nostri modelli. Grande cura anche per l'interno, che appare sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda la scelta dei materiali assolutamente premium, senza di salire su una vettura di categoria superiore. E poi è importante quello che sono i contenuti tecnologici della vettura, sia per quanto riguarda la sicurezza, soprattutto quella attiva. La Rio è la prima vettura di segmento B ad avere il sistema di frenata autonomo di emergenza, che quindi grazie all'uso del radar e di una telecamera permette, in caso di distrazione del guidatore, all'auto di frenare sia in caso di ostacolo e soprattutto di pedoni. Quindi questo è un feature molto importante per questa vettura. E poi dal punto di vista della vita a bordo, dell'infotainment, la possibilità di interfacciare tramite il telefonino, sia esso Android o iOS, con la rete, con il mondo esterno, e quindi avere tutte le informazioni su quello che accade intorno all'automobile. Come sta andando questo anno per Kia in Italia? Beh, un anno direi positivo, in linea con quella che è la crescita del mercato, forse ancora un po' di più, e devo dire che i due modelli che trainano particolarmente le nostre vendite sono lo Sportage, che è da sempre il nostro brand ambassador, ma anche la Rio generazione attuale. Quindi presenza importante nel segmento B, che è il più grande in Italia, il più importante, ma anche nel segmento dei SUV. Anche Mercedes fa la sua magia al Salone di Parigi. Nel futuro della casa di Stoccarda la parola chiave è CASE, C come connessa, A come autonoma, S come shared, quindi condivisa, e E come elettrica. In questo caso l'anteprima mondiale è non tanto di un prodotto che vedete alle mie spalle, che è la EQ, che sta per indice di intelligenza elettrico, ma è proprio un nuovo sub-brand che raggrupperà sotto di sé tutti i prodotti full electric della marca di Stoccarda. EQ, mobilità elettrica, ma Mercedes per fortuna è ancora emozione, AMG GTR, 585 cavalli, una macchina fatta per correre. Mercedes presenta un'offerta sempre più ampia, tanti modelli e svariate soluzioni propulsive per affrontare presente e futuro. Mercedes fa la magia al Salone di Parigi per un futuro molto elettrizzante. Di che cosa si tratta? Beh, Mercedes fa una cosa molto importante perché lancia un vero e proprio marchio, quindi accanto a Mercedes-Benz, a Smart, a Mercedes AMG lancia il marchio EQ, che significa intelligenza elettrica, e sotto questo marchio, sotto questo ombrello, produrrà e venderà dei veicoli elettrici, dei wall box di sistemi di ricarica, delle offerte elettriche e anche degli accumulatori. Dal punto di vista del brand, questa è la strategia. Dal punto di vista delle auto, Smart qui ha presentato tutta la sua nuova gamma elettrica che sarà sul mercato a partire dal febbraio del prossimo anno. Mercedes-Benz ha portato ad uno stadio avanzatissimo di sviluppo un SUV coupé completamente elettrico che ha una tecnologia molto innovativa, quindi 410 cavalli, quindi una supercar, 5 secondi per passare a 0 e 100, con una autonomia di 500 km e una possibilità di ricarica che arriverà a 150 kW nel medio termine per arrivare a 300 kW di ricarica a lungo termine. Che significa? Che con 300 kW io ricaricherò in 5 minuti 100 km di autonomia. Oltre a questo anche presentiamo la Maybach 6, che è questo prototipo, il massimo del lusso, 6 metri, completamente elettrica, e anche AMG, che è il nostro marchio ad altissime prestazioni, verrà contaminato dalla nuova tecnologia elettrica. In questa hypercar che arriverà nel futuro ci sarà il nostro top della tecnologia nei motori endotermici, con il 1.6 di Formula 1 da 1.000 cavalli accoppiato dei motori elettrici, e non vediamo l'ora di vederla sulle strade. Intanto si è presentata una novità che vedremo presto per strada, che è la GTR.
Sì, perché il top della famiglia di GT è la GTR, che è una Street Legal Race Car. Significa che è una macchina da corsa che siamo riusciti a metterci la targa, però è una macchina veramente impegnativa anche dal punto di vista della guida e dal punto di vista delle cautele che bisogna avere, perché entra in temperatura, non è una macchina semplice da usare. Per questo motivo, diciamo, abbiamo anche introdotto, abbiamo lanciato la Roadster, che sarà disponibile non soltanto negli allestimenti GT e GTS, ma anche nell'allestimento GTC. E questo allestimento GTC è una sorta un po' di summa, di compendio, che ha tutta una serie di elementi tecnologici della GTR, quindi il retrotreno allargato, il retrotreno sterzante, il differenziale autobloccante a controllo elettronico, però su una macchina che è utilizzabile anche tutti i giorni. Un'ulteriore anteprima mondiale costituita dalla All Terrain, entrate in un territorio già dove la concorrenza è forte. Sì, perché allora la classe Station Wagon, che ben conoscete e che arriverà in tutte le concessionarie italiane i primi di novembre, ha già un'evoluzione, perché a marzo dell'anno prossimo noi metteremo sul mercato la All Terrain, che è la contaminazione del mondo delle Station Wagon con le SUV, quindi una Station Wagon a ruota alta con una maggiore altezza rispetto alla versione Station Wagon normale, fino a 3 cm, che gli consente di avere delle doti fuoristradistiche importanti, e oltretutto anche con una caratterizzazione sportiva molto evidente, e questo il mercato italiano ha dimostrato di gradirlo. Il famoso 4MATIC Attack. Esatto, questo sarà il quinto capitolo del 4MATIC Attack, che sta andando molto bene, quindi gli italiani stanno comprendendo la tecnologia di Mercedes nell'ambito della trazione integrale. Siamo partiti da La Ferrari è aperta. Ecco come la racconta chi l'ha disegnata. Nella città di Udine anche la Ferrari fa una magia, trasformando un coupé in uno spider senza nulla perdere. Cosa hai dovuto fare come designer per questa aperta? Guarda, è vero, si tratta un po' di una magia, perché la sfida è stata proprio quella di mantenere intatte le caratteristiche di performance, che sono assolutamente straordinarie, della Ferrari anche nella sua versione aperta. Quindi il lavoro che abbiamo fatto io e i miei colleghi del Centro Stile Ferrari è stato appunto gomito a gomito con i colleghi dell'ingegneria e soprattutto dell'aerodinamica, per cercare di fare quei ritocchi che servivano ovviamente per garantire il massimo comfort a bordo. E ci sono molte modifiche che non si vedono quasi nel corpo vettura, proprio perché abbiamo lavorato di cesello per cercare di tenere intatta l'estetica della Ferrari. Quello che cambia radicalmente invece è proprio l'aspetto della parte alta, cioè manca evidentemente il tetto, c'è questa sorta di flying bridge, che è il roll bar, tutto in carbonio. Abbiamo voluto tenere anche in carbonio gran parte delle componenti della vettura, perché la vettura è fatta tutta in carbonio, e questo è il risultato. Ma dal punto di vista aerodinamico cosa cambia? Ci sono una serie di interventi che riguardano innanzitutto il cofano. Per esempio, abbiamo invertito la posizione del radiatore proprio per evitare che l'aria calda arrivasse nell'abitacolo, quindi adesso è girato al contrario, l'aria calda finisce sotto il pianale, sotto il fondo, e così abbiamo mantenuto più o meno le superfici del cofano originale, ma con questa trasformazione. Altra modifica abbastanza evidente è quella che riguarda invece il parafango e le porte. C'è questo particolare elemento che crea uno stacco tra i due, che è dovuto al fatto che la porta si apre in maniera diversa, a un angolo leggermente diverso rispetto alla versione coupé. E anche loro sono dotati di una piccola apertura, che sono una funzione molto precisa. E poi piccole cose, tipo i flick presenti nel parabrezza, oppure questo windstop che sta dietro i sedili, che ha dalla forma molto particolare, ma è proprio grazie a questa forma che siamo riusciti a far fluire l'aria in modo che anche a 150 all'ora si possa discorrere all'interno della vettura. L'anno prossimo Ferrari compie 70 anni.
Che cosa avete pensato per festeggiare questo importante anniversario? Sono tante cose, innanzitutto la Ferrari aperta e proprio la vedete, quella che celebra in maniera più completa questo particolare anniversario. Ma per il 2017 abbiamo pensato anche tutta la gamma ispirata a 70 livree della storia di Ferrari, ovviamente declinate sui 5 modelli della gamma. Quindi si tratta di 350 vetture speciali tailor made, quindi fatte una ad una manualmente, di cui esisterà un solo esemplare. E ognuna sarà identificata anche con una targhetta proprio del 70° anniversario. Esatto, questa targhetta è stata specificamente disegnata per questa celebrazione e identifica solo ed esclusivamente queste vetture. Dalle supersportive da sogno all'off-road estremo. Nonostante la Brexit, le inglesi piacciono e tanto. Momento magico per Jaguar Land Rover in Italia e non solo. E a Parigi ci sono ulteriori novità. Di cosa si tratta? Presentiamo la nuova versione, la quinta versione della Discovery, una vettura nata più di 30 anni fa. Questa nuova versione rispecchia tutto il DNA di quella vecchia in termini di abitabilità, di versatilità, di funzionalità e anche di grosse capacità fuoristradistiche. Quindi tutto questo DNA rimane nella nuova vettura, che in più ha un nuovo design, un nuovo telaio in alluminio, quindi più leggero di 480 kg, e dei nuovi motori, un nuovo motore 4 cilindri da 240 cavalli, quindi estremamente potente ma anche con dei consumi ridotti. E infine una vettura che diventa la Land Rover più connessa che abbiamo in gamma. Per quanto riguarda Jaguar abbiamo due importanti novità. La prima è che abbiamo annunciato da poco sta partendo il circuito di Formula E, che è la Formula 1 dei veicoli elettrici, a cui noi partecipiamo a partire da quest'anno. Questo per noi è un impegno, un interesse verso questo settore che ci può sostenere ed aiutare lo sviluppo dei prodotti. E l'altra novità che sta partendo proprio in pratica nei saloni dei concessionari, non solo qui al Salone di Parigi, è la disponibilità della trazione integrale dell'AVD All Wheel Drive su tutta la gamma. Quindi c'era già su F-Type, consentendo di gestire la potenza straordinaria di questo motore, 575 cavalli. L'avevamo anche introdotto ovviamente sull'F-Pace, perché i crossover hanno per loro natura trazione integrale, il 99% dei clienti che l'ha ordinata trazione integrale. Da questi giorni l'avremo disponibile anche su XXF, quindi una trazione integrale da uso quotidiano. Per il gruppo PSA e l'alleanza Renault-Nissan, Parigi è il salone di casa, quindi stand importanti e novità pesanti. Salone di Parigi 2016 in effetti è il salone di casa per il gruppo PSA, che si presenta qui forte di risultati economico-finanziari veramente molto molto importanti. Il gruppo è sano, il gruppo è solido, tutti gli indicatori economico-finanziari sono estremamente positivi. Questo grazie anche all'offensiva prodotto che il gruppo ha creato e messo in opera negli ultimi anni e che si concretizza qui al Salone di Parigi con tantissime e importantissime novità. Adesso è il momento del segmento C per Peugeot, quindi 3008 va a prendere una parte di mercato nella quale non eravamo presenti, in cui bisogna essere presenti perché sia in Europa e soprattutto in Italia una crescita a doppia cifra in termini di vendita. Lo fa con un veicolo che ovviamente richiama lo stile tipico dei SUV, ma anche un carattere profondamente Peugeot, dalla linea esterna, dagli stilemi esterni tipici del nostro marchio, ma soprattutto per quanto riguarda l'interno. L'interno cambia, le Peugeot di ultima generazione da 208 in poi erano legate all'iCockpit, quindi volante dimensione ridotta, un quadro strumenti in posizione rialzata. Qui abbiamo un iCockpit 2.0, se mi passi il termine, nel senso che c'è un'evoluzione, forse una rivoluzione, in cui un quadro strumenti completamente digitale ma soprattutto parametrizzabile, nel quale il cliente può scegliere che informazioni avere sullo schermo. Offensiva SUV è veramente a 360 gradi, proprio qui a Parigi un'altra delle tre anteprime mondiali è proprio la 3008 DKR.
cambia nel nome, cambia nella linea estetica, richiamando la nuova 3008, rimane strutturalmente il veicolo che l'anno scorso ha vinto la Dakar, quindi due ruote motrici posteriori, diesel. La nuova C3 per noi è fondamentale. Ora si ripresenta completamente nuova nello stile, nel design, con questo frontale che segue le nuove indicazioni stilistiche del marchio Citroën, la parte laterale, la silhouette laterale con le linee semplici, sottili, pulite, in cui si mostra l'airbump e poi la possibilità di personalizzare la vettura può essere bicolore con 36 combinazioni diverse di colori. Una vettura quindi che ha un carico tecnologico anche molto interessante, con molti aiuti e sistemi alla guida e alla sicurezza, tra cui spicca poi la innovazione principale che è la Connected Cam, una telecamera perfettamente integrata nella vettura che riprende tutto ciò che accade di fronte al guidatore. Queste immagini e questi video possono poi essere archiviati, conservati come ricordi oppure addirittura condivisi. È DS5 Command Special. Si tratta di una vettura unica realizzata su misura secondo proprio i desiderata di una cliente. Questo rientra in un programma appunto presentato qui a Parigi in anteprima, che vuole essere appunto dare la possibilità ai clienti di confezionare su misura la propria vettura. Nella Ville Lumière si parla sempre più di elettrico. Tutti ne parlano, l'obiettivo è aumentare il range, che è un po' lo scoglio psicologico per i clienti all'affrontare l'elettrico. In Renault è già una realtà. E oggi proponiamo Zoe a 400 km di autonomia NIDC, secondo il ciclo ufficiale, che significano 300 km reali. E quindi con un'autonomia che sembra veramente raddoppiata rispetto alla Zoe di prima, che si colloca al vertice delle macchine elettriche di massa, penso che è l'opportunità di un decollo della macchina elettrica in Italia. Il ritmo delle novità Renault non si rallenta, la Zoe elettrica, la Mégane Grand Coupé, l'idea è il Grand Coupé. È un abbinamento di uno stile coupé e di quattro porte, con tutto lo spazio interno legato allo stile e il fatto che sia una berlina. E quindi siamo pochi le marche che propongono sul mercato questo nuovo design, e siamo molto fieri di proporre il Grand Coupé di Mégane. Il fuoco d'artificio continua, il nuovo Koleos tiene, guarda il nome Koleos, però la macchina è 100% nuova, è un SUV di grandi dimensioni con delle caratteristiche fuori strada di altissimo livello, e come la mostriamo qua nella sua livrea Initial Paris, con lusso e comfort, quindi una Koleos 4x4 SUV che verrà sul mercato italiano verso l'estate. Per questa settimana è tutto. L'appuntamento con Ruota in Pista è per domenica prossima a mezzanotte su Sport Italia. Nel frattempo potete seguirci su www.ruotainpista.com e sui social network.